Eccoci ancora insieme, una buona serata, bentrovati, appuntamento del Il Bello di Dirsele, sempre nella nostra TVB Studio 85, che questa sera intorno alle 19 circa si parte per questo appuntamento per andare così a sbirciare un po' le notizie più interessanti della giornata con vari collegamenti che le faremo durante il corso di questa nostra diretta. Quindi partiremo con un pezzo ovviamente come al solito, poi avremo come argomento anche Gigetto, magari qualcuno fra di voi non si ricorda, ma Gigetto è il famosissimo trenino che da Modena porta fino a Sassuolo, insomma ci sono delle problematiche che andremo a vedere insieme, poi parleremo di furti, rapine e violenze con un filmato veramente agghiacciante a dir poco. La smart room, cos'è questa smart room? È molto interessante questo argomento che svilupperemo insieme e poi anche il collegamento con Andrea Rughetti per ciò che concerne l'appuntamento dello sport, in modo particolare del calcio, perché ci sono stati i sorteggi di Champions, insomma ne parleremo bene e meglio tra qualche secondo. Adesso invece è il momento di ascoltare un buon motivo musicale. State con noi. Pedalar in bicicletta, por mandar via la panceta, quando io soy salita, m'attacco alla borraccia, quando il sol è sul león, a me me spaca el cafezón, con agua e sal, mineral, nella borraccia me passa tutto il mal. Pero yo, per far l'amor, contigo mi pasión. Sí, señor, cuando yo soy en discesa, nella borracha tengo la cerveza. Nella borracha no tengo agua, ma la cerveza borra mi cabeza. Pero me gira el cabezón, cuando me cala nel ojo el sudor. Nella borraccia non piego acqua, ma la cerveza porra mi cabeza. Però io vuoi far l'amor contigo, mi signor. Sì, signor! Pedala, 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 pedala. Non ce la faccio più. No, signor! Quando io sono in pianura, insegno un'avventura. Quando io sono in salita, nella borraccia tengo la cerveza. Quando io sono arrivato, esito il cul, muy affaticato. Però io non vado a spese. Nella borraccia tengo il sangiovese, però io vuol far l'amor contigo mi passion. Sì, signor! Pedala, 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 non ce la faccio più. No, signor! Signor, io pedalar in bicicletta, por mandar via la panzetta, però me gira e coglion, quando me cala sotto il soleon. Quando io sono arrivato, e sento il culo muy affaticato, con acqua e sal, mineral. Nella borraccia me passa tutto il mal, però io voy para l'amor, contigo mi passione. Sì, signor!
Sì, signor, questa musica che ci mette allegria, musica goliardica. E abbiamo con noi questa sera il ritorno graditissimo del nostro Paolo Scarcello. Ciao Paolo, ci sei? Ciao, ciao, tutto bene? Benissimo, complimenti. Questa canzone che tra l'altro ce l'hanno richiesta, per cui insomma ne ho approfittato, siccome sapevamo che c'eri anche tu, di farla ascoltare. Ma senti, ma chi è che ti fa Oltretutto questi video diversi così libri grazie a voi, simpatici? eh? Oltretutto diversi libri grazie a voi. Senti, ma chi è che ti fa questi video così simpatici? Rino Piccione. Ah, Rino Piccioni, quindi lo salutiamo, il buon Rino. Sempre simpatico, ci sono delle, queste foto particolari, questo con la Molto bicicletta con coinvolgente. tutto il muro davanti, è proprio, è tra me, è bellissimo. Sì, è il massimo quella canzone, quel brano. Grande Allora, fantasia. ce l'ho fatto. Dimmi Paolo. Quindi voglio parlare di quella Allora, bellissima città dei confini esatto, del anche Montefeltro. perché ricordiamo che tu hai scritto questo famoso ormai libro, perché lo conosciamo, per gli amici di TVB Studio 85 non è una novità, Montefeltro, che racconta un po' tutti i segreti, gli aneddoti, tutte le situazioni così anche un po' peccaminose e anche un po' misteriose, perché abbiamo parlato anche addirittura di fantasmi. Però quest'oggi invece parliamo anche di Urbania, che è una cittadina meravigliosa, sempre sui colli tra la Romagna e le Marche, giusto Paolo? Più marche queste. Niente, Urbania è una bella cittadina che cavallo, una volta si chiamava Castel Durante, questa cittadina, Castel Durante, poi arrivò il Papa Urbano VIII Sì. e gli mise il nome di Urbania, ecco, l'attuale nome. Ecco, vedete, si respira un'aria rinascimentale lì proprio in tutto e per tutto. E questa, ecco, mi soffermerei su questa chiesa, che sarebbe la chiesa delle mummie viventi. Esatto, che sembrano vere veramente, Paolo. Sembrano vere, pensa che sono secolari queste mummie e sono conservate da una sostanza che c'è nel terreno. Penso un po'. Per cui, insomma, stiamo imparando veramente, grazie a te, impariamo degli scorci di storia, anche dei fazzoletti di terra importanti. Poi ricordiamo, l'Italia è una fucina di arte, di città d'arte e anche di piccole situazioni come quella che possiamo incontrare ad Urbania, che non finisce qui perché ci sono anche altre cose molto graziose da vedere. C'è artigianato meraviglioso da vedere, ceramiche in magnolia, come questo esemplare che vedete qui, ma è tutta una fucina bellissima Urbania, assolutamente da vedere. E quindi anche storicamente è stata una terra importante nel tempo. Sì, perché sono fra battaglie e tutto, una successione di cose, di eventi, anche il nome stesso prima era Castel Durante, poi arrivò Papa Urbano VIII circa nel 1630 e gli cambiò nome, gli mise il suo nome addirittura, hai capito? Ah, quindi insomma Paolo, cioè, tu ci dai sempre di queste delucidazioni storiche importanti che voglio dire, dato che viviamo anche d'arte, non solamente di politica o di cronaca, questi sono diciamo Per così, degli politica, è intervalli meglio che diplomatici che a me piacciono molto, quelli che ci fai ogni tanto qui da noi a TVB Studio 85. esatto. Vogliamo ricordare che il mio gruppo Facebook, Ah, cosa dici? giusto. Giusto, importantissimo perché ricordiamo che veramente è un gruppo storico dove potete trovare le figure o le foto, per meglio dire, addirittura degli anni 20 e degli anni 30 della Riviera Adriatica Romagnola. Bellissimo. Di tutta Italia, dappertutto, hai capito? Chiunque può mettere su ricordi, cartoline, fotografie, qualunque cosa può mettere su, che vuole, quello che vuole, Ah, che bello, hai quindi capito? diciamo che è un gruppo anche molto free, molto libero, una delle belle immagini, ovviamente non pornografiche, ci mancherebbe, ma di paesaggi, cose Logico, storiche, e logico. quindi puoi Quella inserirle dentro. della politica niente, hai capito? Non la accettiamo Gli proprio anni quella lì. d'oro, gruppo Facebook, da non dimenticare assolutamente. Gli anni d'oro e Montefeltro, usi e costumi di una comunità, ricordiamolo. Esatto. Dai, fateci una sbirciatina perché vi posso garantire che la pagina Facebook merita veramente tanto. Paolo, sei stato carinissimo come al solito, ti saluto, ti auguro una buona serata e rimani con la programmazione di TVB Studio 85. Grazie. Ho già raccolto i frutti vostri col libro, hai capito? Ci Siamo fa piacere, fa informato piacere. parecchi. Grazie, ciao Paolo, buona serata. Un abbraccio virtuale e un ciao.
Bene, bene. Allora, intanto vi ricordiamo anche il modo per poter mettersi in contatto con noi. Parlavamo di Facebook, beh, insomma, abbiamo veramente tantissime persone che ogni sera ci seguono da Facebook con la nostra pagina, sapete che è TVB Studio 85, o altrimenti anche i vostri messaggi con WhatsApp 346 10 77 159 per dirci, insomma, un po' quello che lo pensate, pensate anche in merito agli argomenti che ogni tanto trattiamo, che sono un po' spigolosi. Sapete che il bello di dirsele è proprio quello, di dirsi delle cose che magari molti i canali di comunicazione non possono dire per loro motivi, noi invece lo diciamo, ne diciamo sin troppe. Allora, abbiamo parlato in precedenza, quando abbiamo fatto questa prefazione di inizio programma, anche del treno Gigetto. Ve lo ricordate? Il trenino simpatico, quello che si ferma a ogni sempre perché farà una miriade di fermate da Modena a Sassuolo, ad esempio. Ferma alla stazione di Modena, a Piazza Mazzini, a Policlinico, a Baggiovara, alla Fornace, poi alla Bertola, a Casinalbo, a Fiorano Modenese e ovviamente arriva a Sassuolo con due fermate. Insomma, un treno molto comodo per tanti pendolari che fanno la spola tra Sassuolo e Modena e viceversa, è veramente di una comunità più unica che rara. Dovremmo avere anche un filmato del Gigino, del Gigetto, per magari rendersi conto se c'è qualcuno che non ha ancora, diciamo così, visualizzato mentalmente di cosa si tratta. Intanto che guardiamo il nostro Gigetto, volevo ricordare che Modena Volta, che è una pagina appunto di un gruppo di sinistra civica, sabato mattina scende in piazza Mazzini per puntare una petizione, per portare una petizione per l'amministrazione di Modena per il finanziamento del mini tram di Gigetto, che appunto dovrebbe essere migliorato, anche perché si sostiene che abbiano ricevuto fondi nel 2003 di ben 2 milioni di euro, ed è un progetto che è lì in stand-by fermo, non si sa per quale motivo, invece di, diciamo così, promuovere e valorizzare questo mezzo di locomozione, loro l'hanno tenuto fermo, per cui insomma questi ragazzi della pagina del Modena Volta Pagina, che è un gruppo appunto di sinistra civica, cerca di realizzare una petizione in modo tale da sapere effettivamente questi soldi dove sono andati a finire, perché il loro fine è quello di alleggerire ovviamente le strade che portano da Modena a Sassuolo e viceversa, perché stando insomma al loro ragionamento, con l'innesto di due linee di 16 km si ridurrebbe drasticamente il traffico nelle strade, e quindi di conseguenza, insomma, questo treno potrebbe veramente, oltre che alleggerire le strade, evitare incidenti e dare la possibilità a più persone di poter sfruttare, diciamo così, il treno che è il nostro Gigetto. Quindi, insomma, se volete, sabato mattina in piazza Mazzini c'è questa importante petizione. Se vi può interessare, insomma, noi la notizia ve l'abbiamo data. Allora, abbiamo parlato di questo Gigetto, un treno che sicuramente in tanti, insomma, i studenti, i lavoratori avranno preso, qualcuno magari l'avrà preso in età adolescenziale, adesso magari un pochettino meno, però è sempre un mezzo di trasporto molto importante, anche se c'è qualcuno che non è molto convinto, però dato che non è ancora una situazione, diciamo così, di fatto ufficializzata, non possiamo dirlo. Però sappiamo che ci sono diversi gruppi che non sono d'accordo sul proseguire il discorso storico di questo Gigetto. Allora, abbiamo parlato di Gigetto, adesso cambiamo leggermente argomento e parliamo nuovamente di furti, rapine e violenze. Tanto per cambiare, abbiamo un servizio, lo guardiamo insieme e poi ovviamente lo commentiamo. Finalmente fine a una serialità di rapine che stavano avvenendo a Modena e anche altre tipologie di reati, tra cui furti, resistenze. Il rapinatore è stato fermato dalla squadra mobile domenica dopo una violenta rapina avvenuta a Modena, in Viale Vittorio Veneto, dove appunto aveva accoltellato un giovane ragazzo che per difendere la sua compagna appunto ha ricevuto una coltellata sia alla gamba e sia in faccia per una prognosi di 30 giorni. Le attività di indagine sono scattate immediatamente alle prime ore di domenica mattina e attraverso un'intuizione sicuramente anche i ragazzi che hanno appunto lavorato incessantemente e dalla ricostruzione poi delle immagini di videosorveglianza, riconoscimento delle vittime e anche riscontri della polizia scientifica, dal sopralluogo della polizia scientifica, si è arrivata all'individuare il cittadino marocchino e appunto sottoposto a fermo. Questa non è stata l'unica risposta perché adesso si è aggiunta 2 giorni fa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, sempre nei confronti dello stesso soggetto, perché la stessa squadra mobile è riuscita a ricostruire una situazione
serie di reati commessi nelle ultime settimane a Modena, anche influenti, tra cui uno speronamento della volante a bordo di un'auto rubata di questo stesso soggetto e un'altra rapina commessa sempre con la stessa modalità, quindi con un coltello, accoltellando un ragazzo di 16 anni, di Giardini appunto di Modena, e di un furto con strappo che aveva subito una donna. Nonostante tutto, ancora si sta lavorando su questo soggetto per verificare se possa essere responsabile di una serie di altri reati, appunto della stessa tipologia. Persona senza fissa dimora, persona irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti penali, proprio anche specifici. Bene, ringraziamo anche i colleghi di Modern Today. Adesso noi ci dobbiamo fermare un attimo, ma rimanete lì, dice perché. Fermali tutti, perché a breve avremo un collegamento con Milano Marittima, perché c'è ancora gente che è in vacanza e che organizza spettacoli, per cui siamo così anche curiosi di capire chi organizza, anche se una piccola idea ce la possa avere, forse l'avete anche voi, e soprattutto cosa stanno organizzando. Poi si ritorna perché dobbiamo scoprire cos'è questa Smash Room. Un mistero, sembra quasi una di quelle camere un po' hard, ma attenzione perché potrebbe anche esserci una sorpresa. E poi avremo ovviamente un collegamento in diretta con il nostro Andrea Rughetti, perché oggi ci sono stati i sorteggi della Champions. Siamo convinti che è andata abbastanza bene, forse sì o forse no, ma lo scopriremo insieme solamente dopo la seconda parte. Quindi un piccolo break e poi ancora insieme con il bello di dirsene. Ora che è tornata la libertà, possiamo rivederci da Arturo. Pizzeria Arturo vi accoglierà in tutta sicurezza e prevenzione. Voi state comodi al tavolo, che la pizza ve la serviamo noi. Quella di Arturo. Come non lo vedi, voglio te. Sei pronta? No, non riesco a far entrare tutti questi prodotti. Ma cosa ti servono? Vado al mare, potrei bruciarmi, incontrare una medusa. E quando vado in piscina, se mi vengono i funghi, le verruche, l'herpes. Lo conosci, Oloy? Medicazione vegetale multifunzionale. È vegetale e se anche ti ferisci lo puoi usare senza disinfettanti e può risolvere tutti i tuoi problemi. Grazie, nonna. Efen SRL, il tuo partner per l'efficientamento energetico. Oltre 25 anni di esperienza nell'impiantistica al tuo servizio. Efen è affidabilità, professionalità e disponibilità al 110%. Lazy Garden nasce nel 1986, specializzandosi nella vendita, noleggio e riparazione di attrezzature per il giardino, offrendo soluzioni utili con prodotti di alta qualità. Chiamaci o visita il nostro sito. A Novellara, l'azienda Novati produce il pregiato parmigiano delle vacche rosse e i gustosi latticini freschi. Vienici a trovare, oppure acquista comodamente online. A Correggio, Sterigam, specializzata nella produzione di sistemi per la disinfezione e sterilizzazione, prodotte con materiali di prima qualità e utilizzando le più moderne tecniche produttive. Allora, qui ci troviamo sempre a Mirandola, siamo nell'edificio adibito alla produzione di Oloy. Ora vi mostrerò un po' alcuni macchinari che vengono utilizzati per la produzione della materia prima. Oloy è un prodotto vegetale che deriva da due piante, la pianta del neem, che è una pianta indiana da cui noi importiamo l'olio che facciamo fare appositamente in India, poi l'altra pianta è l'ipericum perforato, chiamata anche erba di San Giovanni. Questo fiore viene raccolto sulle colline di Bologna in un'azienda biologica certificata. E si raccoglie in una settimana, di solito è l'ultima settimana di giugno, viene raccolta a mano e viene congelata entro 24 ore. Ora vi faccio vedere dove conserviamo noi i fiori, che poi durante l'anno subiscono la lavorazione, quindi la macerazione nell'olio di neem. Quello che voi vedete qui è un bioreattore. È l'attrezzatura che noi utilizziamo in Rimos per produrre olio. Qui sta il nostro segreto, la nostra ricetta segreta. Qui all'interno viene messo l'olio di neem,
che compriamo, come ho detto, e facciamo fare appositamente da un'azienda certificata in India, e mettiamo dentro l'iperico, i fiori di iperico che teniamo dentro la cella. Qui viene prodotta la materia prima che poi viene utilizzata per fare anche il gel. E il prodotto lavorato in questo modo permette di diciamo esprimere tutte le proprietà sia del neem che dell'iperico. Queste proprietà sono tali che qualsiasi tipo di lesione esterna che possa essere diciamo in vario stadio di infiammazione, granulazione, riepitelizzazione, il nostro prodotto funziona sempre e si può usare solo questo. Un'altra cosa importantissima è che non è necessario utilizzare disinfettanti, perché ha una capacità antibatterica e antisettica grandissima. Ecco perché il Ministero della Salute ci ha permesso di utilizzare la parola autonomo, cioè senza disinfettanti, la parola multifunzionale, perché può coadiuvare e aiutare a risolvere tantissimi problemi sempre di ferite esterne. Questa è la, diciamo, la novità di un prodotto vegetale, multifunzionale, autonomo, che si può usare in ogni momento di ogni lesione. Eccoci ancora insieme, una buona serata. Abbiamo riagganciato la diretta con Il Bello di Dirsele, abbiamo parlato anche del nostro Gigetto, il treno storico che collega Modena con Sassuolo. Adesso invece continuiamo con il nostro appuntamento delle notizie. Abbiamo parlato anche della Smash Room, questa stanza particolare. Insomma, siete curiosi di sapere cos'è? Alcuni si sono già fatti dei pensieri hard, altri magari un po' meno. Adesso invece andiamo a conoscerla direttamente tramite questo servizio. A Modena la prima Smash Room, uno spazio dove è possibile dare sfogo alla propria voglia di distruggere oggetti vari in totale sicurezza. Una Smash Room è una stanza dello sfogo e della rabbia. Quando sei arrabbiato vieni e spacchi tutto quello che c'è a disposizione e tanto altro. L'idea mi è venuta dopo un lavoro dei mobili, è stato un lavoro abbastanza difficile e arrabbiato ho spaccato i mobili che erano da destinare alla discarica. E dopo questa sessione di spaccata di mobili mi sentivo molto rilassato, quando dici proprio, boh, non ne ho più per nessuno, fine. E da questo ci è venuta l'idea di creare la Smash Room a Modena. Siamo visti un po' dei video, c'era qualche realtà in Italia ma nessuna vicina a noi, e quindi abbiamo detto facciamone una. Tu vieni qua, noi ti diamo a disposizione un casco per la protezione della testa, ovviamente hai la tua mascherina, una divisa che ti copre tutto quanto, avambracci con delle protezioni per il petto, per la schiena, spalle, gomiti, delle scarpe antinfortunistica e delle ginocchiere con parastinco, in modo che tu sei coperto al più possibile, e dei guanti rinforzati. I partecipanti verranno vestiti ad hoc per tutelare la loro sicurezza e, dopo aver scelto l'arma, tra un vasto assortimento di oggetti come mazze, piedi di porco, bastoni in ferro e padelle, sono pronti per iniziare. Prima volta per me, una novità, quindi volevamo provare questa sensazione, dato che a Modena non c'è niente di tutto ciò, quindi è una, non so, una novità, vediamo. Ci piace sperimentare cose nuove, quindi faremo vedere. Siamo carichi. Sfogarmi, tirare un po' di rabbia e sì, riuscire a buttare fuori. Quello che mi serviva, dovevo buttare fuori, e è stato il posto giusto, senza farle male a nessuno, senza farmi male. Il comodino, perché ha fatto in mille pezzi e poi l'ho anche finito di lanciare contro il muro. Wow, cioè wow. Sì, ci siamo divertiti e sfogati insieme, poi è particolarissimo farlo. Il risultato è questo, direi che si percepisca il nostro sfogo, quindi bellissimo, fantastico.
Beh, niente male, dai, questa soluzione per sfogarsi e così scaricare proprio i nervi potrebbe essere un tipo di sport. C'è qualcuno che lo vorrebbe fare con la suocera sicuramente, però mi sembra che sia impossibile, almeno dai messaggi che sono arrivati. Allora, intanto vi vogliamo ricordare anche il nostro numero di WhatsApp, che è il 346 10 77 159, o altrimenti, se avete piacere di vederci, oltre che sul canale 85 del Digitale Terrestre, potete farlo tramite, ovviamente, la pagina nostra di Facebook, che è TVB Studio 85, così come ha fatto anche Mario, che dice: a proposito del gigetto, per me è molto comodo, sarebbe un peccato toglierlo. Insomma, questo ci fa molto piacere. Mentre abbiamo Maurizio, che invece è dell'idea contraria, dice: secondo me è solo un qualcosa che ulteriormente intraccerebbe il traffico. Insomma, sono contrasti di pensieri abbastanza netti, però insomma è bello anche per quello. Allora, ci dobbiamo fermare un attimo a livello musicale, perché dobbiamo proporvi un motivo musicale interessante, poi si ritorna insieme per il gran finale. Lascia che sia e non voltarti mai. Lo so che ti ho fatto del male, ma io sono qua. In bilico tra ciò che va bene e ciò che non va, consapevole della mia grande instabilità. Non posso stare senza te, dolce abitudine per me, unico punto fermo tu, sei il mio rock and roll. Non è possibile per me, e non posso stare senza te, e devo toccarti, possederti e sentirti sempre mia. E tutti i tuoi giorni passati con me, nel bene o nel male hai deciso che in ogni istante staremo per sempre insieme io e te. A modo mio ho imparato a vivere tra autori di strada e puttane sbattute tra i guai. Sono un santo, né mai lo sarò. Sai che se ti do una parola non ritratterò. Ma non posso stare senza te, è dolce abitudine per me, unico punto fermo in questo inferno. Tu non andare via, sei il mio rock and roll. Non è possibile per me, e non posso stare senza te, e devo toccarti, possederti e sentirti sempre mia. E tutti i tuoi giorni passati con me, nel bene o nel male hai deciso che fottutamente staremo per sempre insieme io e te. Cercano, i miei sensi ti vogliono, e non posso restare ancora un minuto in più senza di te. Ma non è possibile per me, e non posso stare senza te, e devo toccarti, possederti e sentirti sempre mia. E tutti i tuoi giorni passati con me, nel bene o nel male hai deciso che fottutamente staremo per sempre insieme io e te. E tutti i tuoi giorni passati con me,
Eccolo qua, Luca Anceschi, un amico di TV Studio 85, l'abbiamo già avuto ospite un po' di tempo fa, tornerà ospite da noi tra non molto perché ha delle cose nuove da proporre, quindi ci farà molto piacere essere al suo servizio, anche perché la musica è veramente di un certo livello, come si suol dire. Allora, abbiamo parlato anche 2 giorni fa di Padre David, che si sta facendo valere un po' ovunque. Abbiamo molte persone ovviamente che sono pro Padre David e altre che sono contrarie, c'è sempre questo diatriba tra il positivo e il negativo, il più e il meno. Allora, noi questa cosa non interessa, nel senso che noi facciamo vedere questi servizi, poi dopo se uno accondiscende a quello che dice Padre David, bene, se uno invece è contrario, che sia contrario. Noi ci limitiamo solamente a far vedere quello che secondo noi può essere giusto o comunque una voce fuori dal coro, tipo quello che stiamo mandando in onda ora, che è il servizio ultimo di Padre David. Ci ritroviamo nella sgradevolissima condizione di dover invadere la privacy delle persone. Invece sono infastidite da tutta questa forma di tutela che a loro avviso sembra un pochino eccessiva. Questo governo per me dovrebbe andarsene a casa. Non gliene frega niente, siamo persone comuni, non so, penso che il Stato ci sta mangiando. Figli della luce contro figli delle tenebre, aprite i vostri occhi. Ma sapete quanti miliardi di euro ci stanno guadagnando con le vostre museruole, con queste mascherine che mettete addosso? Ci vuole una sana rivoluzione. E che queste marionette hanno ingannato milioni di persone! Cerchiamo attori e volti nuovi per partecipare al nostro... Sempre veramente è molto sul pezzo. Il nostro Padre David contro i satanisti, contro tutto quello che concerne il sistema. Allora, dobbiamo fare un saluto anche a Mirko, che dice: io sono con Padre David. Questo, insomma, è un pensiero tuo ad alta voce. Noi questa sera ci dobbiamo fermare un po' prima del solito perché abbiamo degli appuntamenti di diretta. L'appuntamento con il bello di dirsi naturalmente non scappa, ritorna domani sempre dalle 19 in poi, e se avete qualcosa da segnalarci lo potete fare tranquillamente tramite WhatsApp, il 346 10 77 159, o altrimenti magari anche direttamente per ciò che concerne la nostra pagina Facebook con TVB Studio 85. Facciamo un saluto anche al nostro Paolo, che ha mandato in extremis un saluto su Facebook, e a tutti quanti voi vi auguro una buona serata. Rimanete con la programmazione di TVB Studio 85. Ora che è tornata la libertà, possiamo rivederci da Arturo. Pizzeria Arturo vi accoglierà in tutta sicurezza e prevenzione. Voi state comodi al tavolo, che la pizza ve la serviamo noi, quella di Arturo. Come non lo vedi, voglio te. Sei pronta? No, non riesco a far entrare tutti questi prodotti. Ma a cosa ti servono? Vado al mare, potrei bruciarmi, incontrare una medusa. E quando vado in piscina, se mi vengono i funghi, le verruche, l'herpes. Lo conosco, Loi? Medicazione vegetale multifunzionale. È vegetale, e se anche ti ferisci, lo puoi usare senza disinfettanti e può risolvere tutti i tuoi problemi. Grazie, nonna. EFEN SRL, il tuo partner per l'efficientamento energetico. Oltre 25 anni di esperienza nell'impiantistica al tuo servizio. EFEN è affidabilità, professionalità e disponibilità al 110%. Lazy Garden nasce nel 1986, specializzandosi nella vendita, noleggio e riparazione di attrezzature per il giardino, offrendo soluzioni utili con prodotti di alta qualità. Chiamaci o visita il nostro sito. A Novellara, l'azienda Novati produce il pregiato parmigiano delle vacche rosse e gustosi latticini freschi. Vienici a trovare, oppure acquista comodamente online. A Correggio, Sterigam, specializzata nella produzione di sistemi per la disinfezione e sterilizzazione, prodotte con materiali di prima qualità e utilizzando le più moderne tecniche produttive. Troviamo sempre a Mirandola, siamo nell'edificio adibito alla produzione di Oloi. Ora vi mostrerò un po' alcuni macchinari che vengono utilizzati per la produzione della materia prima. Oloi è un prodotto
prodotto vegetale che deriva da due piante, della, la pianta del neem, che è una pianta indiana da cui noi importiamo l'olio che facciamo fare appositamente in India, poi l'altra pianta è l'ipericum perforato, chiamata anche erba di San Giovanni. Questo fiore viene raccolto sulle colline di Bologna in un'azienda biologica certificata e si raccoglie in una settimana, di solito è l'ultima settimana di giugno, viene raccolta a mano e viene congelata entro 24 ore. Ora vi faccio vedere dove conserviamo noi i fiori, che poi durante l'anno subiscono la lavorazione, quindi la macerazione nell'olio di neem. Quello che voi vedete qui è un bioreattore, è l'attrezzatura che noi utilizziamo in Rimos per produrre olio. Qui sta il nostro segreto, la nostra ricetta segreta. Qui all'interno viene messo l'olio di neem che compriamo, come ho detto, e facciamo fare appositamente da un'azienda certificata in India, e mettiamo dentro l'ipericum, i fiori di ipericum che teniamo dentro la cella. Qui viene prodotta la materia prima che poi viene utilizzata per fare anche il gel. E il prodotto lavorato in questo modo permette di esprimere tutte le proprietà sia del neem che dell'iperico. Queste proprietà sono tali che qualsiasi tipo di lesione esterna che possa essere in vario stadio di infiammazione, granulazione, riepitelizzazione, il nostro prodotto funziona sempre e si può usare solo questo. Un'altra cosa importantissima è che non è necessario utilizzare disinfettanti perché ha una capacità antibatterica e antisettica grandissima. Ecco perché il Ministero della Salute ci ha permesso di utilizzare la parola autonomo, cioè senza disinfettanti, la parola multifunzionale, perché può coadiuvare e aiutare a risolvere tantissimi problemi sempre di ferite esterne. Questa è la novità di un prodotto vegetale, multifunzionale, autonomo, che si può usare in ogni momento di ogni lesione.